Allora, adesso stiamo andando in giro con la Leica Velux. Il vantaggio rispetto a andare in giro come siamo abituati a fare solitamente con lo zaino foto, con dentro gli obiettivi, spesso il cavalletto, la reflex, molto ingombrante, molto pesante e ci si fa in fretta a stancare durante la visita alla città, cioè la schiena dopo un po' si sente e soprattutto attiri l'attenzione della gente. Siamo abituati quando andiamo in giro a fare una foto, tutun 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 dell'otturatore che scappa e fa rumore. Infatti la gente quando cerchiamo di fare magari delle foto senza farci vedere street, situazioni di vita, poi viene distratta e attira attenzione la reflex che è ingombrante, specialmente con gli obiettivi zoom. Inoltre il rumore attira l'attenzione. Questa qui è fenomenale, adesso ho una felpa grigia e fa un po' di contrasto, ma vi assicuro che se avessi avuto una felpa nera non si vedeva la macchina foto perché si maschera, non fa rumore, c'è una modalità silenziosa, quindi lavora soltanto con l'otturatore elettronico, non quello meccanico, e non fa rumore, l'autofocus non fa rumore ed è meravigliosa. Questa macchinetta è molto molto piccola, allo stesso tempo però comunque ha uno zoom molto luminoso, perché appunto essendo un f1.7, f2.8, anche di notte permette di fare grandi cose. È un vantaggio e uno svantaggio lo zoom, uno svantaggio perché comunque rimane un pochino più grosso del normale, inoltre perché non ci lascia concentrarci tanto su una focale, cioè sappiamo inconsciamente che ha uno zoom e quindi tendiamo a zoomare e zoomare. Il problema però è che a differenza di uno zoom che può avere la reflex, che è manualmente, noi dobbiamo girare la lente per zoomare, questo è elettronico, quindi c'è un motorino che fa zoomare. Questo motorino non è velocissimo, è una pecca di questa macchina, è molto lento lo zoom. Quindi c'è il rischio che nella fase di zoomare, non essendo velocissimo, perdiamo la scena. Quindi sarebbe meglio poter impostare una focale fissa e lavorare soltanto su quella. Oppure introdurre un motorino un pochino più veloce nel messo a fuoco, perché appunto ha una sua ghiera che fa girare, che ci dà il feeling dello zoom su una reflex. Ma comunque va a agire su un motorino servo che fa allungare o accorciare l'obiettivo e è un po' lento. Quindi va usato con condizioni di causa lo zoom di questa macchina. Però al collo questi 400 grammi e uno spessore ridottissimo per visitare le città sono comodissimi. Inoltre non ha una modalità foto, una modalità video, ma è entrambi sempre attivo. Quindi io ho il pulsante video dedicato, sto facendo una foto, voglio far partire il video, non devo come sulla Canon switchare sulla modalità video e far partire, ma parto diretto, comodissimo. Infatti adesso tra un paio di settimane partirò per una vacanza in Romania. Mi porterò dietro soltanto questa qui con due batterie di scorta per star tranquillo e non mi porterò tutta la Canon, anche perché così riuscirò a godermi di più il viaggio, perché comunque è un viaggio di piacere, non fotografico, ma comunque riuscirò a fare delle buone foto senza dover portare dietro sempre lo zaino, gli obiettivi e peso aggiuntivo. Per queste cose questa macchinetta è fenomenale. Una cosa poi veramente comoda di questa macchinetta è l'intuitività dei settaggi, nel senso siamo in giro e vediamo una bici che si muove velocemente e vogliamo fare una foto, sappiamo che dobbiamo usare uno scatto veloce. Normalmente sulla reflex dovremmo star lì a girare ghiere guardando sul display che valore ci porta. Invece questa macchinetta mi basta andare qua a mettere un 2000esimo piuttosto che un 1000esimo e ce l'ho già pronta. Da qua io mi setto il mio diaframma e ho sempre tutto a portata di mano, a vista d'occhio, senza dover passare da un display per sapere il valore. Esposimetro, tempi, diaframmi. Vedo la scena, voglio tanto bokeh, tac, sono pronto. Voglio la scena, voglio l'immagine congelata, tac, sono pronto. Un plus quando si va in giro per fare questo genere di foto, quindi street reportage, da non sottovalutare.